raccontare la vita di Sant'Ignazio di Loyola da una prospettiva nuova, per conoscere l'uomo prima ancora che la leggenda e l'icona del santo fondatore della Compagnia di Gesù. Questa è la missione della nuova produzione cinematografica di Jesuit Communications, la struttura di comunicazione dei Gesuiti delle Filippine che è stata presentata in esclusiva mondiale alla Filmoteca Vaticana. Ignazio de Loyola è un film che guida lo spettatore nelle controverse vicende della vita di Ignazio, soldato di nobile famiglia cresciuto nella ricchezza, spadaccino temerario ed esuberante corteggiatore. Dopo una ferita in battaglia e un'accusa di omicidio che lo porta sul banco dell'Inquisizione spagnola, vive un profondo turbamento interiore che culmina con l'incontro con Dio. Della conversione di Sant'Ignazio e del suo messaggio ai cristiani di oggi parliamo con padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica. La vita di Sant'Ignazio è stata una vita, possiamo dire, avventurosa nella prima parte. È stata una vita piena, intensa, ma come dice lui a un certo punto assorbita dalla vanità. Cioè davanti all'incontro con Dio tutto perde di gusto, tutto perde di sapore. E allora Sant'Ignazio si avventura, comincia una nuova storia con passione, con forza, con grande energia e in fondo dà vita a una compagnia, la Compagnia di Gesù, anche senza volerlo in realtà, che ha questa cifra, la passione per il mondo dove il Signore si è incarnato. Possiamo dire che Sant'Ignazio ci aiuta a discernere, cioè a capire qual è la volontà di Dio per ciascuno di noi, cioè il senso stesso della nostra vita. La sua vita, la vita che ha vissuto Ignazio, è per ciascuno di noi un appello a vivere una vita che abbia senso. Il film vuole onorare Ignazio raccontando la sua storia, farla risuonare nei giovani e nelle persone di oggi utilizzando una tecnica narrativa cinematografica moderna. Ne parliamo con il regista Paolo Dai. Sant'Ignazio ci è molto vicino. Io stesso sono stato educato in una istituzione educativa dei Gesuiti sin da quando ero molto piccolo e ritengo che abbia avuto un grande impatto sulla storia di tutto il mondo. Mi piace affermare che Sant'Ignazio, se fosse nato oggi, sarebbe un tipo da Facebook. Era un tipo tutto voglio essere così, voglio che la mia vita sia nobile e onorevole, voglio diventare cavaliere, voglio avere ricchezze, fama e onore. Ma poi ho dovuto lasciare tutto perché ha scoperto che ricchezze, fama ed onore non erano la strada verso la felicità, ma cercare la gloria di Dio è la strada per la felicità. Quindi vogliamo dire che chiunque tu sia cerca di trovare quella vera felicità o vera pace che è poi quello che cerchi nella vita, al di là dello status, dei messaggi su Facebook e del tentativo di far sembrare bella la tua vita. Lì è dove troverai la vera felicità.